Quando si pronuncia la parola apocalipsis, apocalisse, o l'aggettivo apocalittico, io credo che spontaneamente nella mente di tutti voi fluisca una serie di immagini che possono rimandare a simboli allucinati, a scene terrificanti. Questa è l'impressione prima, dominante, anche perché effettivamente, ve ne accorgerete questa sera, su questi 406 versetti, distribuiti in 22 capitoli dell'ultimo libro della Bibbia, si stende come un manto simbolico che è costellato di queste immagini eccitate, fosforescenti, drammatiche, che però hanno un significato. Ed è questo sarà un po' lo scopo minimo che io mi pongo questa sera qui, per cercarvi di far sollevare quasi questo manto simbolico. Ma sul fondale di questo oratorio noi dobbiamo porre un'isola famosa, Patmos, quest'isola, quando l'Apocalisse veniva stesa riga per riga su un libro, era una colonia penale dell'imperatore Domiziano. È là che il veggente Giovanni dell'Apocalisse ha la sua visione e scrive il suo messaggio, tenendo sullo sfondo quest'isola. E soprattutto avendo nell'abside ideale di quest'opera, lo sentirete subito all'inizio, una grandiosa figura, la figura del Cristo risorto, noi inizieremo un viaggio che la musica cercherà in qualche modo non di descrivere, la musica non descrive, ma evoca, allude la musica come l'oracolo di Delfi, ammicca, fa segno al mistero. Ecco allora davanti a noi in questa prima parte una serie di tre settenari. Il numero è per eccellenza nell'interno della Bibbia, dell'apocalittica, della cultura orientale, è uno dei simboli sempre da decifrare. Non è una pura computazione numerica, una cifra. E il numero sette impera. Noi cominceremo con le sette lettere che vengono indirizzate ad altrettante chiese dell'Asia Minore, un festone di città splendide che si distribuivano sulla costa dell'Egeo. Due soltanto noi ne ascolteremo nel testo di questa sera. Efeso, la città principale, che ancora oggi mostra lo splendore della sua archeologia, e dall'altra parte Laodicea, quella che si merita uno schiaffo violento da parte dell'autore dell'Apocalisse. Infatti sentirete queste parole pronunciate da Cristo: poiché tu non sei né caldo né freddo, ma sei tiepido, proprio perché non sei né caldo né freddo, ma sei tiepido, io comincerò a vomitarti dalla mia bocca. Ecco, proprio qui, in questo primo settenario, come nei successivi, cominciamo a capire qual è il significato dell'Apocalisse. È sciogliere il velo che copre la storia dell'uomo. Scopriremo i mille volti della storia dell'umanità. Volti prima di tutto e soprattutto negativi. E questo è il volto, direi, un po' anche della nostra società contemporanea, il volto della superficialità, del grigiore, dell'inconsistenza, della stupidità, della banalità, tiepido, né caldo né freddo, io ti vomito da me. Ed ecco subito irrompere poi il secondo settenario. È il settenario dei sigilli che vengono spezzati. Un libro sigillato
che deve essere quindi aperto e decifrato. È il libro della vita, dice la Bibbia, cioè il libro della storia. Ed ecco subito che al primo sigillo spezzato correrà, idealmente, anche su questa tribuna, correranno 4 cavalli. E questi 4 cavalli con i loro cavalieri incarnano altrettante tragedie della nostra storia, dell'eterna storia dell'umanità. Il cavallo bianco col cavaliere con l'arco è l'emblema del potere solenne e trionfante. Subito dopo, inseguito da un cavallo rosso, rosso sangue, con il suo cavaliere che ha in mano una spada enorme, è la guerra, la violenza, il sangue che stria la storia. Ed ecco subito dopo un terzo cavallo, il cavallo nero, sul quale c'è un cavaliere che regge una bilancia che pesa le derrate alimentari, ridotte al minimo. È la fame, come diciamo noi, la fame nera. E poi alla fine, l'ultimo, il cavallo più terribile, dal colore in greco si dice chloros, cioè verdastro, il colore della decomposizione, è la morte. 4 grandi cavalieri che imperversano per le strade della storia. E da ultimo, l'ultimo settenario, ci presenta un suono violento e veemente, sono 7 trombe. Ecco la musica. Se volete anche 7 corni, come accadrà, come accadeva nella tradizione ebraica e come accadrà anche questa sera. E nell'interno di questi suoni laceranti che squarciano il silenzio, accadranno scene che sono scene sempre da decifrare. Io ve ne ricordo una soltanto. Quando dal cielo una stella enorme, come simile a un'immensa fiaccola, cadrà e precipiterà sulla terra, entrando persino col suo calore nelle sorgenti, inquinandole. Questa stella si chiama, dice l'Apocalisse, assenzio, cioè veleno. Ed ecco le acque avvelenate, ed ecco le persone che bevono e che muoiono. È la rappresentazione di un cosmo, vedete, che è squilibrato e squinternato. È appunto il dramma che noi chiamiamo il dramma del mondo, del nostro pianeta, rovinato, inquinato. E alla fine però sorge un'ultima scena a dittico, sarà quella che concluderà la prima parte, ed è la donna e il drago. La donna avvolta di sole, con una corona di stelle, con la luna sotto i piedi, che per l'autore dell'Apocalisse rappresenta la comunità dei giusti, dei credenti, che poi nella tradizione artistica rappresenta invece Maria, la madre del Messia, la madre di Cristo. Il bene vedete che è rappresentato da una donna per di più incinta, fragile, eppure principio di vita contro la quale si erge il drago rosso, sangue, il drago della violenza e del male, ma il destino della storia, e lo vedremo soprattutto in finale, non è in mano al drago come a prima vista sembrerebbe essere, ma in mano proprio a questa donna. Vi lascio con le parole di Victor Hugo. Ogni uomo, diceva Hugo, ha in sé la sua Patmos. È libero di recarsi su quello spaventoso promontorio assediato dalle tenebre, ma là resta in attesa della luce. Thank you.
Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve. Ed egli la manifestò inviandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni. Quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha veduto. Beato chi legge. E beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte. Il tempo, infatti, è vicino. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia. Grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene e dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono. E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra, a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero.
e per lui si batteranno il petto tutte le tribù della terra. Sì! Amen! Io, Giovanni, vostro fratello, e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente come di tromba che diceva: quello che vedi. Scrivilo in un libro. E mandalo alle sette chiese. Mandalo alle sette iglesias. A Efeso. A Smirne. A Pergamo, a Tiatira, a Sardi. A Filadelfia e a Laodicea. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me e appena voltato vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri uno, simile a un figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto, con una fascia d'oro, teneva nella sua destra sette stelle e dalla bocca usciva una spada affilata a doppio taglio e il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza. Appena lo vidi caddi ai suoi piedi come morto, ma egli, posando su di me la sua destra, disse: scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito. Il senso nascosto delle sette stelle che hai visto nella mia destra e dei sette candelabri d'oro è questo. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese. All'angelo della chiesa che è ad Efeso scrivi: così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Conosco le tue opere, le tue fatiche e la tua perseveranza. Ho però da rimproverarti di aver abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, convertiti e compi le opere di prima. Se invece non ti convertirai, verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal suo posto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò da mangiare all'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Thank you.
l'angelo della chiesa che è a Laodicea scrivi: così parla l'Amen, il testimone degno di fede e veritiero, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, e abiti bianchi per vestirti e perché non appaia la tua vergognosa nudità, e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli. Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli? Nessuno, né in cielo, né in terra, né sottoterra, era capace di aprire il libro e di guardarlo. Io piangevo molto perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo. Uno degli anziani mi disse: non piangere. Ha vinto il leone. Della tribù di Giuda, il germoglio di Davide. Aprirà il libro e i suoi sette sigilli. Poi vidi, in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dagli anziani, un agnello in piedi come immolato. Aveva sette corna e sette occhi, i quali sono i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. Giunse e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono, e quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e coppe d'oro colme di profumi,
che sono le preghiere dei santi. E cantavano un canto nuovo. E vidi e udì voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce: tutte le creature, nel cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udì che dicevano: Thank you.
quando l'agnello sciolse il primo dei sette sigilli e udì il primo dei quattro esseri viventi che diceva, come con voce di tuono, vieni! Vieni! E vidi, ecco, un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco. Gli fu data una corona ed egli uscì, vittorioso, per vincere ancora. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì il secondo essere vivente che diceva, vieni! Vieni! Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato il potere di togliere la pace dalla terra e di far sì che si sgozzassero a vicenda, e gli fu consegnata una grande spada. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente che diceva, vieni! Vieni! E vidi, ecco, un cavallo nero. Colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano e udì come una voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva, una misura di grano per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro, olio e vino non siano toccati. Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce del quarto essere vivente che diceva, vieni! Vieni! E vidi, ecco, un cavallo verde. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli inferi lo seguivano. Fu dato loro potere sopra un quarto della terra per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra. I sette angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle. Il primo suonò la tromba. Grandine e fuoco, mescolati a sangue, scrosciarono sulla terra. Un terzo della terra andò bruciato, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba verde andò bruciata. Il secondo angelo suonò la tromba. Qualcosa come una grande montagna, tutta infuocata, fu scagliata nel mare. Un terzo del mare diventò sangue. Un terzo delle creature che vivevano nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto. Il terzo angelo suonò la tromba. Cadde dal cielo una grande stella, ardente come una fiaccola, e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. La stella si chiama Assenzio. Un terzo delle acque si mutò in Assenzio e molti uomini morirono a causa di quelle acque che erano divenute amare. Il quarto angelo suonò la tromba. Del sole, un terzo della luna e un terzo degli astri fu colpito, e così si oscurò un terzo degli astri, il giorno perse un terzo della sua luce e la notte ugualmente. E vidi e udì un'aquila che volava nell'alto del cielo e che gridava a gran voce: guai! Beh! Guai! Beh! Guai agli abitanti della terra!
al suono degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno per suonare. Segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. E suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva con i suoi angeli, ma non prevalse. E non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato Diavolo e il Satana, e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva:
La seconda parte di questo oratorio è contrassegnata dall'ultima serie di sette elementi. Sono le sette coppe d'oro che gli angeli versano sulla terra, sono le coppe dell'ira di Dio. È come se sulla superficie della terra si distendesse una massa fangosa che copre tutto il nostro pianeta. È la rappresentazione molto pessimistica che l'Apocalisse ha della storia, anche perché in quel momento, in quegli anni, siamo sullo scorcio del primo secolo, sotto l'imperatore Domiziano, da un lato la Chiesa era in crisi perché era tormentata dalle persecuzioni, ma nel suo interno si ramificava ormai la mano gelida del dubbio, della insignificanza, della freddezza interiore, della flaccidità, della superficialità. Una crisi quindi radicale e totale. E allora è questo forse il messaggio ultimo dell'Apocalisse? Non per nulla ancora ai nostri giorni, negli ultimi decenni, quando si doveva rappresentare una guerra sanguinosa, una guerra simbolica per molti versi, come fu quella del Vietnam. Francis Ford Coppola intitolò il suo film Apocalypse Now, ricorrendo ancora a quella parola che aveva in sé questa dimensione di inquietudine, un fremito di paura, di terrore. Ecco, la risposta è no. E l'avremo proprio in questa seconda parte, quando in una sorta di grande dittico antitetico appariranno davanti ai nostri occhi due tavole diverse. La prima è una tavola possente che ha al centro Babilonia. Ebbene, un angelo prende questa capitale, la metropoli del potere cieco, oppressivo, trionfante allora, prende la scardina dalle sue basi. L'immagine che verrà usata è quella di una pietra che viene sollevata, il gesto è quasi michelangiolesco, viene sollevata verso l'alto e scaraventata nel Mediterraneo, il mare che nella tradizione orientale è il simbolo del nulla, del caos acquatico primordiale. Ed ecco allora la seconda tavola di straordinaria serenità e bellezza. Se dall'altra parte c'era Babilonia o la prostituta o la bestia o il serpente primordiale o il drago o Satana o il diavolo, di qua c'è ancora una volta una figura femminile. È la sposa dell'agnello di Cristo. È una città, anche in questo caso, antitetica all'altra. Mentre l'altra precipita, dicevo, nel nadir infernale, l'altra scende dallo zenith celeste, discende dal cielo. Ed è una città che noi dovremmo definire come città della speranza. Infatti, per le sue strade non si incontrano lutto, morte, lamento, affanno. In questa città non c'è più attorno a questa città il mare, il simbolo del caos. In questa città paradossalmente non c'è neppure più un tempio, perché ormai non c'è bisogno della mediazione di una cattedrale per incontrare Dio, perché Dio stesso è in comunione diretta, spontanea col suo popolo. Io vorrei in conclusione ricordare un regista che non ha potuto fare un film sull'Apocalisse come desiderava perché è morto prima. Un grande, un regista russo,
Andrei Tarkovsky. L'Apocalisse è il racconto del nostro destino. È sbagliata l'idea che l'Apocalisse sia solo un canto di punizione e di tragedia. Forse la cosa più importante in essa è far fiorire quel fiore luminoso che è, nonostante tutto, la speranza. Vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso. Sette angeli che avevano sette flagelli, gli ultimi, poiché con essi è compiuta l'ira di Dio. Di cristallo misto a fuoco, coloro che avevano vinto la bestia, la sua immagine e il numero del suo nome, stavano in piedi sul mare di cristallo, hanno cetre divine. Cantano il canto di Mosè, il servo di Dio, e il canto dell'agnello. Aprirsi nel cielo il tempio che contiene la tenda della testimonianza. Dal tempio uscirono i sette angeli che avevano i sette flagelli, vestiti di lino puro, splendente, e cinti al petto con fasce d'oro. Uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro, colme dell'ira di Dio che vive nei secoli dei secoli. Il tempio si riempì di fumo che proveniva dalla gloria di Dio e dalla sua potenza. Nessuno poteva entrare nel tempio finché non fossero compiuti i sette flagelli dei sette angeli. Una voce potente che diceva ai sette angeli: andate,
e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. La grande città si squarciò in tre parti e crollarono le città delle nazioni. Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle da bere la coppa di vini della sua ira ardente. Ogni isola comparve e i monti si dileguarono. Enormi chicchi di grandine, pesanti come talenti, caddero dal cielo sopra gli uomini. E gli uomini bestemmiarono Dio a causa del flagello della grandine, poiché davvero era un grande flagello. Dopo questo, vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere. E la terra fu illuminata dal suo splendore. Gridò a gran voce: è caduta Babilonia, la grande è diventata luogo di demoni e rifugio di ogni spirito impuro e di ogni cielo impuro.
e vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e vere. E mi disse: ecco, sono compiute, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A colui che ha sete, io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni. Io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e tutti i mentitori, è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la seconda morte. Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò: vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura con 12 porte. E le 12 porte sono 12 perle. Ciascuna porta è formata di una sola perla. E la piazza della città è di oro puro, come cristallo trasparente. In essa non vidi alcun tempio. Il Signore e Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole
né della luce e della luna, la gloria di Dio la illumina, e la sua lampada è l'agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra a lei porteranno il loro splendore. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte, e porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla d'impuro, né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. E mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpido come il cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello, in mezzo alla piazza della città, e da una parte e dall'altra del fiume si trovava un albero della vita che dà frutti 12 volte all'anno, portando frutto ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni, e non vi sarà più maledizione, nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello, i suoi servi lo adoreranno, vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte. La nuit ne sera plus. Non vi sarà più notte. Non ci sarà bisogno di lucerne. They don't need sunlight. Il Signore Dio li illuminerà. Dio stesso sarà su luce. Nei secoli dei secoli. In alle Ewigkeit. Lo spirito e la sposa dicono: vieni. E chi ascolta ripeta: vieni. Chi ha sete, venga, chi vuole, prenda gratuitamente l'acqua della vita. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Amen. Vieni, Signore Gesù. Amen.